I tifosi giallorossi subito molto caldi al loro ritorno sulle gradinate del Gino Cannarsa per sostenere l'11 di Alessio Martino nell'occasione in completo bianco contro i capitolini di mister Maurizi in casacca azzurra. La terna arbitrale guidata dal fischietto lucano Gabriele Iurino. Ripartenza immediata di Del Mastro che trova una prateria davanti a sé con una rasoiata infilza all'angolo più lontano Lombardo. Il Roma City mette la testa avanti dopo solo 8 giri di lancette. Nell'azione lo stesso autore della rete si infortuna e gli ospiti optano per l'ingresso di Ascoli. Si rifanno minacciosi i romani al quarto d'ora con un bel gesto tecnico di Gelovese da rimessa laterale. Lombardo non si fa sorprendere e smanaccia in angolo. Solo al minuto 29 il Termoli si presenta in area avversaria. Bentos mette paura a Muraca che si difende distinto sopra la traversa. Il Roma City non sta a guardare e crea scompiglio nelle larghe maglie dei molisani ogni volta che affondano nella metà campo dei locali, come con Capece, raddoppio fallito di un niente davanti all'incredulo Lombardo. Il solito Esposito porta altri guai nella retroguardia ospite, a tempo scaduto, ma la via della rete sembra stregata per l'11 di casa. Il City chiude gli spazi e ritorna negli spogliatoi sul vantaggio di 1-0. Azzurri spietati anche ad inizio di secondo tempo al cambio di campo. Sul calcio piazzato prende l'ascensore centrale difensivo Scognamiglio e infligge di testa il secondo dispiacere al Termoli, ma neanche il tempo di riorganizzarsi che il Roma City passeggia comodamente sui resti dei giallorossi. Pellegrino con un destro potente angolato porta a tre le marcature sull'incolpevole Sarracino che nella ripresa è subentrato tra i legni al Lombardo. Il City non si accontenta, Sparacello taglia come il burro l'improvvisata retroguardia molisana e dall'interno dei 16 metri mette a segno la quarta marcatura. Dalle gradinate inizia la contestazione vivace ai giocatori e al tecnico Alessio Martino. Il Termoli non c'è più in campo e rischia la manita sulla incursione di Ascoli dal fianco destro. Ci mette la classica pezza a Sarracino. Reazione d'orgoglio dei termolesi, minuto 35, svetta in area Uzzol e di testa perfora Muraca. I colpi di scena non terminano qui e Cajazza al 38esimo indovina l'angolo più lontano dove l'estremo Muraca non può arrivare. Determinante nel recupero l'intervento del portiere ospite che sbarra la strada alla terza marcatura dei locali, seguito a stretto giro di posta da una rovesciata da applausi di Capitan Sicignano. I laziali di Mercuri si salvano con bravura e un pizzico di buona sorte. Il doppio giallo a Corcione condanna definitivamente alla pesante sbandata casalinga dei giallorossi in partita solo nell'ultimo quarto d'ora, accompagnati dagli assordanti fischi della curva. Per il Roma City un successo netto e mai messo in discussione grazie a una prova di livello superiore.